porte aperte alla Lagostina, così questa grande azienda che è il simbolo del Made in Italy, è il simbolo anche del nostro territorio, incontra la popolazione. Beh, vorremmo dire che non è una cosa nuova, perché da quando è nata, ormai oltre un secolo fa, Lagostina ha sempre incontrato il territorio, però in questo caso ha un significato particolare. Sì, ha proprio, come ha detto lei, un significato proprio di apertura. Lagostina è nata a Omegna, continua a radicarsi a Omegna, lo è sempre di più. Omegna è veramente parte di Lagostina e Lagostina è Omegna. C'è un rapporto unico, indivisibile tra il territorio e la nostra azienda. Voi siete un simbolo, abbiamo detto, dell'Italia nel mondo, possiamo dirlo, siete quelli che avete inventato a suo tempo la pentola a pressione, però lavorate molto anche, fate parte del gruppo francese della SEB, so che lavorate molto anche col mercato tedesco. La crisi che c'è in questo momento colpisce in qualche modo, tocca anche voi o no? Ma molto marginalmente, perché noi lavoriamo fuori dall'Italia nel mercato cosiddetto premium di alto prezzo, per cui diciamo il segmento alto prezzo in Germania non è in crisi nel pentolame. Ci sono progetti, programmi per il futuro? Assolutamente, stiamo lavorando a una revisione dell'identità visiva di Lagostina. Un'innovazione che comunque rimarrà sempre con le radici, attaccata alle radici, al passato, al DNA di Lagostina. Lagostina vuol dire innovazione, possiamo dirlo che è da oltre un secolo che vuol dire innovazione. In questo caso l'innovazione riguarda per esempio anche la parte dello stabilimento. Abbiamo visto che ormai ci sono pannelli solari, insomma siete sempre più autonomi. Sì, hai detto bene, oltre al prodotto che sono da 123 anni che fa parte del nostro core business dell'innovazione, abbiamo iniziato anche a innovare i processi industriali per poter realizzare questi prodotti sempre più in maniera competitiva e a basso impatto ambientale. L'ultimo grande progetto che abbiamo realizzato, praticamente abbiamo concluso quest'anno, è durato un anno e mezzo, è questo parco solare, che è uno dei più grandi parchi solari che esistono nella nostra provincia e che rappresenta più del 30% del nostro fabbisogno di energia elettrica.